Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come impostare il GPS Rescue su Betaflight 4.4 e versioni successive. Per usare il Rescue Mode è obbligatorio avere un GPS. In commercio se ne trovano svariati modelli e in linea di massima un prezzo più alto si traduce in un fix più veloce dei satelliti e una maggiore affidabilità. Alcuni GPS hanno anche il magnetometro integrato, ma personalmente vi sconsiglio di attivarlo e configurarlo. L'algoritmo di Betaflight infatti riesce a gestire al meglio tutte le operazioni di rescue anche senza questa componente. Bisogna aggiungere poi che se nel magnetometro una componente è soggetta al rumore elettrico generato dal drone, in linea di massima vi darà più problemi che altro. Attualmente i GPS migliori in commercio sono dotati anche di magnetometro, come ad esempio il Matec MQ8 che userò in questo video. Il mio consiglio è di investire in un buon GPS, ma per quanto riguarda il magnetometro, se presente lasciatelo disattivato. Vediamo velocemente come collegare il GPS al flight controller. Questa è una procedura standard valida per tutti i modelli. Sulla sinistra potete notare il GPS. I fili comuni sono 5V, Terra, RX e TX. Per i modelli con magnetometro ci sono anche i fili SDA ed SCL. Se il vostro GPS non dispone di SDA e SCL, significa che non ha un magnetometro integrato. In ogni caso su Betaflight sconsiglio l'uso del magnetometro, quindi semplicemente rimuovete i fili e non collegateli. Io sul mio Matec ho fatto così. A questo punto possiamo procedere ai collegamenti, quindi saldiamo 5V e GND del GPS sui rispettivi 5V e GND del flight controller. Ora è venuto il momento di collegare RX e TX e come sempre quando si tratta di collegamenti via UART dobbiamo collegare i fili invertiti tra loro. Quindi collego l'RX del GPS sul TX del flight controller e il TX del GPS sull'RX del flight controller. Mi raccomando, la porta UART deve avere lo stesso numero sia per TX che del RX. Adesso passiamo a Betaflight. In questo tutorial mi concentrerò solo sulle configurazioni relative al GPS. Andiamo in port e attiviamo GPS nella riga corrispondente alla UART che abbiamo usato per fare i collegamenti, nel mio caso la UART 5. Quindi lasciamo auto e facciamo salve e riavvia. Come vedete il sistema ha riconosciuto in automatico la velocità del GPS, quindi qui si può lasciare tutto così. Se avete ancora auto va bene lo stesso. Passiamo al tab configurazione. Qui è obbligatorio attivare l'accelerometro, altrimenti il rescue non sarà disponibile. Se il vostro flight controller ha un barometro potete attivarlo, mentre come già detto state alla larga dal magnetometro perché causa più problemi che altro. Scorriamo verso il basso e andiamo su GPS, quindi lo attiviamo. Come protocollo dovete scegliere quello relativo al vostro modello, ormai tutti i GPS moderni usano Blocks, che è il protocollo migliore e più performante. Personalmente vi sconsiglio di usare GPS con gli altri protocolli, in descrizione vi lascio il link di quelli che consiglio per una build su Betaflight. Qui disattivate AutoBound e attivate AutoConfig. Galileo può tornare utile in territorio europeo, se non siete in Europa lasciatelo disattivato. Set on point once stabilisce il punto home quando viene collegata la batteria e il GPS fa il fix dei satelliti la prima volta. Se lo disattivate invece, il punto home verrà resettato ogni volta che armate e disarmate il drone. In linea di massima è sempre meglio attivare questa opzione, perché se la tenete disattivata e fate un crash, dovete disarmare e armare di nuovo. In questo caso la home verrà resettata nel punto del crash, rendendo problematico un eventuale rescue mod. Tipo di assistente a terra non va ad influire più di tanto sulla funzionalità del GPS, quindi può stare anche disattivato. Adesso spostiamoci nel tab mode per settare i vari interruttori. Nel mio setup freestyle utilizzo solo ARM, Buzzer, Turtle Mod e Pre-ARM, ma visto che ho messo il GPS è necessario aggiungere anche Angle e GPS Rescue. Per queste modalità di volo utilizzo la stessa switch, nel mio caso la 4. Metterò l'Angle in posizione 2 e il GPS Rescue in posizione 3. Fate attenzione perché anche se la modalità Angle non vi interessa e non andrete ad usarla, deve essere comunque settata qui sul tab Mod. Più avanti vedremo il perché. Qui non mi rimane che salvare.
Adesso passiamo al tab più importante, ovvero quello Failsafe, dove andranno fatti tutti i settings per le procedure del Rescue Mode. Partiamo attivando GPS Rescue nella procedura Failsafe. Per quanto riguarda il grosso di queste configurazioni, quelle predefinite vanno più che bene e vi consiglio di cambiare solo quelle che avete già testato. Gli scenari di volo sono molto diversi tra loro e delle impostazioni personalizzate che possono andare bene per un modello non è detto che vadano bene per un altro. L'unica modifica che farò sarà diminuire il numero di satelliti a 6, tuttavia al momento di armare più satelliti ci sono e meglio è, quindi vi consiglio di aspettare che il GPS ne abbia agganciato almeno 8, meglio 10. Un'altra modifica da fare sarà il throttle over, ma questa la vediamo dopo. A questo punto diamo uno sguardo allo stage 2, si tratta di quell'asso di tempo dove il sistema decide cosa fare prima di attivare la procedura di GPS Rescue, come impostazione predefinita è settata a 1,5 secondi. Durante questo 1,5 secondi Betaflight utilizzerà i comandi che imposteremo in questo tab, se non avete un GPS e settate su drop potete lasciare anche tutto predefinito, ma se attivate il GPS Rescue sarebbe meglio intervenire con le modifiche che vedremo ora. La prima cosa da fare è settare la percentuale del gas che fa rimanere il drone in hovering, di solito un valore intorno al 30% va bene per tutti i modelli. Anche se alcuni droni potrebbero aver bisogno di un valore più alto o più basso, considerate che 1,5 secondi è un arco di tempo talmente breve dove non c'è bisogno di essere super precisi. Se il drone in questo 1,5 secondi tende leggermente a scendere o a salire non è un problema, quando si attiverà il Rescue il GPS regolerà l'altezza in maniera ottimale. Se volete trovare il valore esatto per il vostro modello procedete pure, in alternativa potete impostare 1300 ovvero il 30% del throttle. Per le prove che ho fatto sul mio 5 pollici 30% è un valore piuttosto preciso, quindi userò questo. Vado su throttle, clicco in questo menu a tendina, scelgo set e metto 1300. Vi ricordo che 1000 rappresenta lo 0% e 2000 il 100%, quindi visto che il mio modello rimane in hovering al 30%, il valore corrispondente è appunto 1300. A questo punto assicuratevi di mettere lo stesso valore anche nella configurazione del GPS. Quindi vado su throttle over e metto 1300. Come ho detto prima non c'è bisogno di essere super precisi, una volta attivato il Rescue Betaflight regolerà il valore trovando automaticamente quello ottimale per gestire le operazioni di recupero nel migliore dei modi. L'ultimo parametro da settare è l'Angle Mode, inserendo il valore nel quale si attiva. Come vedete nel mio caso l'Angle si attiva a 1500, quindi userò questo valore. Quindi vado nella riga dell'AUX nella quale ho settato l'Angle Mode. Clicco su set e metto il valore nel quale si attiva, nel mio caso 1500. Qui non c'è altro da fare, clicco salva e riavvia. Adesso andiamo sul CLI e attiviamo una metrica non presente tra i valori predefiniti, ovvero l'HDOP. Quindi digitiamo la seguente stringa, la trovate anche in descrizione così dovete fare solo copia e incolla. Set OSD GPS SATS show HDOP uguale on e premiamo Enter, Save e premiamo Enter. A questo punto a fianco al numero satelliti avremo un altro numero, senza entrare in dettagli tecnici il valore ottimale è inferiore a 2, per valori superiori prendete in considerazione di aspettare un po' di tempo fino a quando non scende appunto a 2 o meno. Personalmente usando un buon GPS come quello Matek non aggiungo questo valore, in quanto comunque rimane sempre molto basso dato che il GPS aggancia un numero molto alto di satelliti. Se invece usate un GPS che non è il top, allora potrebbe tornare utile monitorare anche questo valore. Visto che siamo sul tab OSD, attiviamo tutti i valori relativi al GPS. I più importanti sono longitudine, latitudine, la direzione e la distanza dalla home e il numero satelliti. Altri valori come altitudine, velocità o distanza percorsa possono tornare utili, quindi se vi servono attivateli. Su Betaflight non c'è altro da fare, possiamo uscire. Prima di concludere facciamo un paio di considerazioni sul Rescue Mode. Per iniziare vi ricordo che il Rescue è disponibile a partire da una distanza di 100 metri dalla home. Se attivate il Rescue prima il modello va in drop, ovvero disarma.
Non cercate di diminuire questa distanza perché serve Betaflight per calcolare al meglio le operazioni di rescue. Se pensate che il vostro modello possa andare in failsafe entro un raggio di 100 metri, allora c'è decisamente qualcosa che non va. Se dovete provare il rescue, cercate un campo aperto, allontanatevi di circa 150-200 metri e attivate il rescue via switch. Trovate una zona libera in modo che se il drone cade sia facile recuperarlo, ma se avete collegato e configurato tutto in modo corretto non dovrebbero esserci problemi di sorta. Per quanto riguarda la funzionalità di autolanding, su Betaflight 4.4 è stata implementata in modo corretto e fa disarmare il drone non appena tocca il suolo. Tuttavia questa funzionalità va usata solo in casi estremi, dove non si riesce in alcun modo a riprendere o il segnale radio o quello video. Vi ricordo che in Betaflight il Rescue Mode è una modalità di recupero e andrebbe utilizzata solo in caso di emergenza e solo fino a quando il segnale radio o quello video non vengono ripristinati. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.